Un cordiale saluto a tutti voi. Oggi parliamo di cultura, un appuntamento importante domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 18 all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Infatti sarà proiettato il docufilm Il cammino della postumia. Un docufilm certamente interessante. Ricordiamo, l'ingresso è libero, ingresso appunto gratuito sino a esaurimento dei posti disponibili in auditorium. Il progetto, ricordiamo, recentemente concluso, è teso alla valorizzazione storica, culturale e sociale dell'antica via Postumia, che in epoca romana congiungeva il nord Italia attraversando in particolare il territorio cremonese. Appuntamento quindi a mercoledì, domani mercoledì 14 settembre, ore 18. Auditorium Testori, proiezione coordinata e voluta dall'Assessorato regionale all'autonomia e cultura. Appuntamento alle ore 18, dicevamo, ingresso gratuito. Intanto vediamo il trailer del docufilm. Si va sulla Postumia, dopo l'Appia, un'altra strada da esplorare. Eccola qua, dritta, romana. Per Roma esistevano le strade di terra, ma anche quelle di acqua. Questa è la rogna delle rogne in Liguria, cioè dove passa la Postumia. E allora non ci resta che attraversare questi territori senza prenderci troppo sul serio. Ma certo, questa deve essere questa. Dove si innestava la Postumia? Ecco, questo dell'innesto della Postumia è un problema. Ci perdiamo tra i campi di grano che hanno cancellato la memoria della strada. Bisognerebbe recuperare la bellezza di distendere una mappa su un tavolo. Mi sembra come quando sul nostro libro di geografia preferito c'erano i tre personaggi, no? Il geografo, l'antropologa e l'altro così, l'esploratore.